ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il Fano sbanca il Riviera delle Palme per 2-1 grazie ad una rete di Cecconi nei minuti finali, con la Samba in 10 uomini per l'espulsione di Cardella dal quarto della ripresa. Un successo che stoppa a 4 le serie di risultati positivi della formazione rosso-blu e che permette ai Granata di riscattare il passo falso di domenica scorsa nel derby del Mancini con la Vigor Senigallia. Il Fano torna alla vittoria a San Benedetto dopo 92 anni e dal 1931 che non riusciva a portare a casa l'intera posta in palio. Gara giocata al ritmo non eccelso e dinanzi a poco più di 300 spettatori, di cui solo 192 paganti. L'ennesimo record negativo, la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, della completa disaffezione della tifoseria nei confronti della Samba di Roberto Renzi. Manoni conferma il 4-3-3 con Proia in mediana al posto di acciaccato Alboni in panchina, con Viscardi però squalificato Vita che va a completare il tridente offensivo con Cardella e Marras. L'ex Andrea Mosconi schiera il suo Fano con il canonico 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Drolet e Nappello. Al 18esimo si infortuna Angiulli e dal suo posto Manoni inserisce Tassi per provare almeno un brivido, anche se una fredda tramontana ha sferzato gli spalti del Riviera e bisogna attendere il 23esimo. Corner dalla destra di Marras a rientrare, il vento aiuta la traiettoria del pallone con Bizzini che sul primo palo respinge con il corpo. Al 33esimo Cardella serve un bell'assist in verticale a Marras, l'estremo difensore Granati in uscita bassa fa sua la sfera. Al 42esimo il Fano a rendersi pericoloso con Drolet in area, anticipa con la punta del piede con Son, poi però da due passi calcia malamente sul fondo. È l'ultima azione di un primo tempo giocato a ritmi bassi da entrambe le formazioni. Ad inizio ripresa è bravo Maroni in uscita a strappare il pallone dai piedi di Drolet. Al quarto la Samba resta in 10, Cardella subisce fallo sulla tre quarti e protesta in modo scomposto con Pizzi di Bergamo che non ci pensa due volte e tira fuori dal taschino il cartellino rosso. Per l'attaccante rosso-blu è la terza espulsione in questo campionato. Proia avanza di qualche metro affiancando Marras in attacco. Nel giro di 5 minuti Mosconi cambia 4 giocatori. Prima inserisce Zanni per Carrà e Zingaretti per Nappello, poi la volta di Nappo per Urbinati e Cecconi per l'ammonito di Angel. Un Fano quindi a trazione anteriore che prova così a sfruttare la superiorità numerica in campo. E di Granata iniziano a spingere sull'acceleratore con Manoni che rinforza la mediana. Inserendo Felix Rabacal per Proia, lasciando Marras come unico punto di riferimento in attacco. Alla mezz'ora il Fano passa in vantaggio con Carrà che dal limite dell'area lascia partire un gran destro che fulmina Marone. L'estremo difensore rossoblu perde così l'imbattibilità dopo 435 minuti e allo stesso tempo il presidente Roberto Renzi lascia la tribuna del Riviera delle Palme. Esce Tassi acciaccato dal suo posto, ecco il giovane del Moro, e la Samba perviene subito al pareggio con Marras che da due passi mette dentro dopo un assist in rovesciata di Maute. Al 42esimo il Fano raddoppia con Cecconi che approfitta di un'indecisione in uscita di Marone e di testa mette dentro per il 2-1 che fissa il risultato finale.